Montréal, nel Canada. Prima tappa del viaggio che Shelba, qui ricevuto dal ministro dei trasporti George Mahler, compie in America con Martino. Cordiale il saluto del nostro presidente. Precise le dichiarazioni sulla limpida intesa dell'Italia con gli alleati europei e americani. Memorabile tra le accoglienze di Montréal la cerimonia all'università. Ricevuto dal rettore e dal cardinale Léger, il primo ministro italiano viene accompagnato nell'aula magna. Ha indossato la toga e adesso il rettore lo proclama solennemente dottore in legge honoris causa. Così Shelba diventa per la seconda volta avvocato. Insignito dei gradi accademici, bacia la mano al cardinale. Il treno che porta a Ottawa i rappresentanti del nostro governo è accolto da una folla applaudente. Dà il benvenuto agli ospiti il primo ministro Saint Laurent. I ringraziamenti di Shelba sono un cordiale preludio alle conversazioni canadesi per una intesa economica e politica delle nazioni atlantiche. La prossima tappa sarà a Washington.